prima che presentiamo nella sezione After Hours, appunto, del Kinder der Toten, e ci sono qui i due cineasti che hanno realizzato questo film decisamente singolare e molto interessante. Ci sono tanti, secondo me, motivi sui quali riflettere, e quindi saluto Kelly Copper e Pavel Liska di essere, e gli do il benvenuto qui a... Ieri hanno già incontrato il pubblico del Torino Film Fest. So che c'è stato un Q&A molto, molto vivo, molto interessante. Allora, da dove partire per entrare dentro questo film? Partiamo da una cosa che mi ha subito colpito, ha colpito tutti noi quando l'abbiamo visto e abbiamo deciso di selezionarlo, è che si parte dal libro di un libro famoso, un romanzo molto importante, e si dice sempre che i registi devono poi così sezionare, destrutturare, tradire profondamente quel romanzo. Voi avete fatto qualcosa di più, credo, che tradirlo. E ci accompagnate allora nel momento in cui avete cominciato, perché avete scelto questo romanzo e il tipo di operazione che poi è stata fatta? Perché se uno vedesse il film e non sa dell'esistenza del romanzo, non ha visto i titoli di testa, forse non lo ritrova, ma questa è una qualità dei film. No, dico, se uno poi non sapesse che è tratto da quel romanzo, non vede i titoli di testa, si trova in un territorio nuovo, in un territorio profondamente cinematografico. L'ho fatta lunga, ma era, cioè, per dare alcuni elementi anche a chi non avesse visto il film. Well, I should start by saying we're primarily theater makers, and so this project was started with an invitation from a theater festival in Graz, Austria, and they sometimes make work in the countryside. And so we were asked to make work in the countryside, and we decided rather than make a performance for the people in the countryside, we would like to make something with them, and something where they would not be the audience but the participants, and the camera would be the audience. And so it started from this. We wanted to get to know the place deeply and the people deeply. And the choice of the Jelinek text was because we were looking for some kind of literary connection to the place and the people. And she was born in this small town, and the book is set in the small town. So that's where that started. Yeah. Per dare un po' di background, devo dire che innanzitutto noi siamo persone, siamo gente di teatro, quello che facciamo principalmente è lavoriamo in teatro, e il progetto è iniziato con un invito che abbiamo ricevuto da un festival teatrale che si trova in una piccola cittadina in Austria, e un festival che ci ha invitato a portare un'opera, a mettere in scena qualcosa appunto da mostrare al festival. E quello che abbiamo deciso in questo caso è di fare qualcosa, si tratta di una piccola cittadina, e volevamo fare qualcosa che non fosse fatto per le persone, per il pubblico, ma volevamo lavorare con le persone stesse, in pratica gli abitanti di questa cittadina, con l'intermediazione della macchina da presa, che diventa a questo punto il pubblico, diventa un pubblico per procura, diciamo così. E così abbiamo fatto, e quello che è stato la fase iniziale è stata quella ovviamente di equivalente alla ricerca di conoscenza non soltanto dei luoghi ma soprattutto delle persone con cui avremmo lavorato, gli abitanti del posto con cui avremmo collaborato. E la scelta del testo è derivata dal fatto che quello che volevamo fare a un certo punto durante questa ricerca è definire, stabilire, trovare una specie di un collegamento letterario a questo luogo, e la cittadina, insomma, che il testo che abbiamo scelto di Elfriede Jelinek è direttamente collegato alla cittadina, perché è il luogo dove lei è nata e dove si svolge la storia del suo libro.
C'era una domanda, guarda, ecco, se alzi il braccio ti vedono, grazie. È lì dietro. Ciao, allora premetto che io ieri ero al Q&A, quindi volevo riallacciarmi a qualcosa che avete già detto ieri, tutte le curiosità che avevo in particolare. Ieri avete detto che avete lavorato, cioè tutti gli attori sono abitanti del villaggio, ma anche gli attori siriani sono, oppure è un'idea che è venuta a voi successivamente? E poi volevo chiedervi sul montaggio, in particolare questi cartelli, perché alcuni cartelli sono assolutamente brillanti e sono inseriti in scene che potrebbero sembrare anche noiose se in un altro contesto, ma riescono a dargli una luce divertentissima. Volevo sapere come avete lavorato, cioè sono arrivate prima le scene e poi le avete montate, come vi sono venute queste battute? Grazie. Grazie. Yeah, all the actors in the film are from the area that where we shot, including the actors that play the Syrian poets. Of course, they're not Syrian, but the main actress that played the leader of the Syrian poets is from Iran. Yeah. And about the editing, Kelly can. Yeah. Allora la divido a metà la risposta, quindi per quanto riguarda gli attori, sì, sono tutti gli abitanti della cittadina, del luogo, ad inclusione dei siriani, nel senso che in realtà non sono siriani, cioè gente del luogo, e i poeti siriani non sono siriani, tranne in realtà quella che è la capogruppo, diciamo la capofila, la leader, che è effettivamente siriana. Ma vivono tutti lì. Yeah, and also if you watch really closely, each time the Syrian poets appear, they're different, because we did not have the same actors all the time. Just as the Dutch tourists were always different, we only had a box of wigs. So really, the box of wigs was representing the Dutch tourists, or the hijabs were representing the Syrian poets. So whoever showed up for the particular shoot, because we didn't ever know who is going to show up, that's who we dressed up as the characters. So we didn't really worry about continuity. E in realtà, se uno guarda con attenzione il film e i poeti siriani, si rende conto effettivamente che non sono sempre le stesse per gli stessi attori, tranne la leader, voglio dire. Perché in realtà non ci siamo proprio preoccupati della continuità nel film, perché dipendevamo anche dal fatto che giravamo con delle persone che avevano dei lavori, delle cose da fare, e non sapevamo sempre chi si sarebbe fatto vivo per le riprese lo specifico giorno, quindi ne abbiamo anche ruotati, diciamo così, utilizzando attori diversi, e anche perché oltre al fatto di dipendere dai loro orari, dalle loro professioni, avevamo solo una scatolone di parrucche che dovevano essere quelle scure, non so, per i siriani e così via, e quindi a seconda di chi si presentava ci adeguavamo ai mezzi a disposizione. So, and the titles, the intertitles are mostly from, we wrote a 140-page silent film script, so it's more like a piece of prose or poetry. And I would say the script is as much about the process of filming, and it's taken from both our understanding of what is in the novel, but also our experience in the town, and also our experience filming, or us imagining the filming. And the only exact quote we used from the novel is the last line, that all the Dutch tourists return safely in their rental vehicle, which is the last line of her novel.
Per quanto riguarda invece i cartelli, ecco, quelli sono, rappresentano quella che è la sceneggiatura in realtà, perché abbiamo scritto inizialmente una sceneggiatura di 140 pagine che era un mix, diciamo, di prosa e poesia e che riverberava, rispecchiava tutto quello che era la nostra esperienza con il libro, con il film, con le riprese, nel senso tutto quello che avevamo in mente per il film, tutto quello che era la conoscenza che avevamo acquisito della città e della cittadina e dei suoi abitanti e tutto quello che riguardava le possibili le riprese fatte o le nostre fantasie in merito alle riprese. Per cui, e quindi tutto un lavoro, ecco, di prosa e poesia che, di cui l'unica verso, diciamo così, effettivamente presente nel libro è l'ultimo, in assoluto l'ultimo cartello, che è la frase, insomma, che chiude il libro e che è quella che dice in cui i turisti, insomma, olandesi se ne ritornarono a casa loro, riuscirono a ritornare a casa loro con il loro mezzo affittato. E quella chiude il libro da cui abbiamo, insomma, di Elfriede Jelinek. Dunque, il film è prodotto da un regista che abbiamo imparato a conoscere, che è Ulrich Seidel, che ogni volta grattugia le nostre pupille con le storie che racconta. E volevo questo poi anche non tradurlo questo dettaglio. Volevo capire il rapporto, se c'è stato un rapporto con il produttore. Yeah, as Kelly said, that we started with the theater festival, and then we were trying to find extra funding from the Austrian Film Institute and the Austrian Television. And then once Elfriede Jelinek agreed to be involved in the film, also two days before we started shooting, Ulrich Seidel joined the production as well. And his involvement was just generous support of his staff and of his resources, and the script was impossible to really realize, which we always try to do anyway. We try to always create a situation that we're not going to be able to do, and there were some scenes in the text that we knew we couldn't really do. Like a car exploding or the screen coming on fire and the dead coming out of the movie screen. And so he helped us with those kinds of scenes where he provided special effects people. And also because of his help, we were able to close down certain streets and close down roads and this kind of thing that otherwise we wouldn't be able to do. But primarily, he helped us with post-production and then the release of the film. I think if it wasn't for him, we wouldn't be here. Because we have made other films mm-hmm. before this, but we just did it by ourselves. We did everything by ourselves, and nobody's showing those films. So. Il rapporto che abbiamo avuto con Ulrich è il fatto che in realtà lui si è occupato di tutta la post-produzione e della proiezione, insomma, distribuzione, diciamo così, dei film, nel senso non distribuzione delle proiezioni del film, perché noi abbiamo fatto anche il film, noi due, in precedenza, ma in realtà non c'è stato mai nessuno che li abbia portati su uno schermo e li abbia fatti vedere. Però comunque, in ogni caso, come abbiamo detto, è tutto iniziato dai festival teatrale e a seguito del festival poi quello che abbiamo cercato di fare è trovare dei fondi per il film rivolgendoci alla televisione austriaca e all'istituto del cinema austriaco, il Film Institute in Austria. Però Ulrich è salito a bordo, diciamo così, a seguito di conoscenze, due giorni prima in realtà che cominciasse il tutto, cominciassero le riprese, il rapporto è stato semplicemente un rapporto di supporto da parte sua, che è stato molto, lui è stato molto generoso e ci ha fornito il suo staff, il suo personale, ci ha fornito e anche ha portato avanti parecchie ricerche, ci ha permesso di portare avanti tutte le ricerche necessarie, inoltre ha fornito anche supporto finanziario per determinate scene che sarebbero
sarebbero state molto difficili da girare, nel senso quello che facciamo in genere, noi scriviamo delle sceneggiature che sono piuttosto impossibili da trasformare in immagini in movimento, e nel caso specifico è quello che ci piace fare, ma nel caso specifico c'erano delle scene che sarebbe stata impossibile girare senza il supporto di Ulrich, tipo non so, l'auto che esplode e anche lo schermo, no, del cinema, lo schermo su cui viene proiettate i vari video, è lo schermo che prende fuoco. Ecco, senza di lui non saremmo stati in grado di senza il suo staff degli effetti speciali, ecco, non saremmo stati in grado di farle. Poi grazie alle sue conoscenze ci ha permesso di chiudere delle strade, insomma cose che in realtà lui, diciamo che appunto lui ha agito molto a livello di post produzione anche. Certo, come un vero e proprio service di grande qualità. Prima appunto sottolineavate come avete utilizzato gli abitanti del posto, quindi attori non professionisti. Come li avete preparati? Come avete lavorato con persone non abituate a recitare? We had a chance to meet the main actors, and I think what mattered to us is not that they're right for the part, but that they had a real reason for doing something like this. So we asked them a bunch of questions. We told them, you know, that it's going to be long hours, cold, sometimes working outside. Would you mind if we asked you to hold a light? Would you mind if, you know, if when you're not on screen you help? And all of them really wanted to take part in this experience, and they wanted some experience that would change their lives. And so this is, I think, what made the cast so special. La cosa importante era per noi non tanto il fatto, soprattutto per quel che riguarda i protagonisti, gli attori principali, il cast principale, diciamo, la cosa importante per noi, il fattore importante, non era soltanto il fatto che fossero abitanti del luogo, ma che fossero profondamente motivati a fare il film. All'inizio, diciamo così, abbiamo fatto loro molte domande, abbiamo specificato, abbiamo detto: ma vi va bene, sarà lungo, il lavoro durerà tanto, farà freddo, sarete stanchi, dovrete lavorare al buio, se nei momenti in cui non siete in scena, diciamo, dovrete aiutare gli altri, vi dispiace, insomma, vi interessa davvero fare questo film? E sono stati tutti assolutamente coinvolti, anche perché quello che veramente desideravano era vivere un'esperienza in fondo che avrebbe cambiato la loro vita. Vi posso chiedere in quante settimane avete realizzato e girato il film? We were in the village for about 5 weeks to shoot. I mean, before that we visited four different times during different seasons, but the shooting itself took place over a course of 5 weeks, and the first week was just cows. Le riprese sono durate 5 settimane in loco, insomma, e anche se avevamo già visitato 4 volte in precedenza la cittadina e tutto la location in stagioni diverse, e quindi 5 settimane di riprese, anche se la prima settimana sono state riprese solo di mucche. Quello è un modo per esercitarsi sicuramente. E voi siete persone di teatro, ovviamente, lo avete ribadito, avevo un attimo cercato la vostra storia professionale. Posso chiedervi il tipo di cinema che vi incuriosisce, che vi piace, che vi emoziona? I mean, we've always had a big love for cinema, and cinema has always had a place in our performance work. For a while we were working very early in our work and performance. We felt like the work that we liked in theater we couldn't afford to make. You know, Wooster Group and some of these theaters had so much money for microphones and televisions and costumes, and they had their own space, and we didn't have any of that.
And we stopped making performance, and we started going to a lot of cinema. We lived next door to Anthology Film Archives, and we saw very many films by the 1960s experimental filmmakers like Jack Smith, Ken Jacobs, Andy Warhol, George Cukor, and those really changed the way that we thought about making work, because these people were working with stolen cameras, out-of-date film, didn't have costumes, used their friends and family, and they still made really exceptional art. And they didn't let the lack of funding or materials be an excuse for making bad work. And so it really like changed the way that we approached our own work and inspired us. Beh, il cinema è sempre stato al centro anche delle nostre performance teatrali, nel senso è sempre stato un punto chiave di interesse anche per il nostro lavoro in teatro. L'unico problema è che dal punto di vista delle produzioni teatrali in Austria ci siamo resi conto a un certo punto che i costi erano troppo elevati per quanto riguardava la gran parte dei teatri di un certo livello, ricomprendono delle spese molto elevate per quanto riguarda i costumi, per quanto riguarda tutta l'attrezzatura e così via. Quindi noi non avevamo questa disponibilità finanziaria per poter mettere in scena determinate pièce come avremmo voluto, perché i costi sarebbero stati troppo elevati. Quindi quello che abbiamo cominciato a frequentare chiaramente i cinema e siamo andati a vedere anche materiali d'archivio, abbiamo incominciato a studiare tutto quello che è la storia, diciamo così, del cinema, soprattutto per quanto riguarda gli anni 60, il cinema sperimentale, Jack Smith, Ken Jacobs e tutti i vari registi sperimentali, preso in considerazione quella che era la loro strategia in un certo senso. Non avevano, loro praticamente giravano semplicemente con la macchina da presa, non avevano bisogno di particolari mezzi, di particolari attrezzature, di particolare sostegno finanziario, perlomeno non permettevano che determinate limitazioni a finanziario o meno rappresentassero una scusa per non fare quello che desideravano, e quindi questo è stato l'approccio poi che abbiamo incominciato ad adottare. Infatti, vedendo il film si capisce quello che adesso Kelly ci raccontava, però non lo sapevamo quando l'abbiamo visto, in cui dicevo che la tradizione del cinema sperimentale degli anni 60, americano in particolare, e non solo, poi filtra nel vostro film e nel vostro lavoro. C'è una cosa che mi ha colpito, poi tra un po' dobbiamo chiudere, forse è una vostra dichiarazione, se non ricordo bene, cioè il nostro film è come se la letteratura, la grande letteratura, incontrasse il cinema amatoriale di serie B americano. Adesso non so se ho letto male, ricordo male. Se però l'avete detto, mi interessa, se avete voglia, di approfondire un po' questo incontro singolare, se non altro. Say something more in detail about this unique meeting of intents of two different. Yeah, I mean the book that Alfred Jelinek wrote was inspired by an American horror movie, Carnival of Souls. And so for us it was interesting that we would take something that started as an American B-horror movie that was turned into a European high literature, and then take it back to an American C-movie or D-movie. But also, you know, we're influenced also by other cinema makers, you know, Jean Vigo, Robert Bresson, Jacques Rivette, Abbas Kiarostami, you know, people who worked with limited means, but their artistic standards were really high. Per quanto riguarda il libro, è stato interessante per noi renderci conto, in realtà, parlando del romanzo di Elfriede Jelinek, che il romanzo, quando è stato scritto, è stato influenzato, diciamo, da quello che è un B-movie americano, Carnival of Souls. Ci è interessato parecchio
questo collegamento, non so, questo libro che rappresenta il magnum opus di questa scrittrice, quindi grande letteratura europea, che è stato ispirato da un B-movie proprio americano, e ci è interessato a questo punto fare riportarlo, diciamo, a quello che è riportare questa grande opera letteraria a quello che possiamo considerare un film americano, un C-movie o D-movie, ecco, possiamo dire così. Però parlando anche delle influenze, diciamo, siamo anche influenzati da tantissimi altri registi come Jean Vigo, Bresson, Crivet, Basquiat, Rostami, ma tutti coloro che non si lasciavano bloccare, diciamo, limitare da, appunto, limitazioni finanziarie di qualsivoglia tipologia dal punto di vista creativo, non si lasciavano bloccare in quel senso, e quindi giravano sulla base della loro creatività, del loro talento. Un'ultima cosa volevo chiedervi, pensate di realizzare, sì, avete in progetto di realizzare un altro film? Yeah, we're working on another project that's just in the development form that also deals with cinema, that is based on Jacques Rivette's magnum opus Out One. And we're transforming that 13-hour long film into something that we are dealing with, which is also dealing with theater, secret societies and conspiracy theories, and that's our next project for the cinema. Abbiamo sì un progetto in corso che è in fase di sviluppo per il cinema, che è basato sull'opera magna, anche qua, di Jacques Rivette, Out One, cercando di trasformare per lo schermo un qualcosa di, cioè di ritrasformare per lo schermo un qualcosa di questa opera magna di 13 ore con una, diciamo, dissezione, rivisitazione di tutto quello che è la storia, spionaggio, segrete, società segrete e così via. No, un formato di 13 ore potrebbe essere un buon appuntamento per noi, perché no? Adesso sto guardando il mio complice, anche Federico Gironi. Io ringrazio moltissimo Paolo e Kelly di essere stati con noi, di aver portato il loro film qui a Torino. Thanks so much. Thank you. Thank you.